cari telespettatori, ben ritrovati. Quest'oggi le telecamere di Mosaico si trovano per voi a 9 per seguire la 17ª edizione della Festa della Ceramica. Storia, cultura, tradizione rivivono con noi. A tra poco, dopo la sigla, benvenuti a Mosaico. In collaborazione con Imballaggi Ideal Pack, competenza, professionalità e qualità al servizio del cliente da oltre 25 anni. Il comune di Nove anche quest'anno si mette al lustro per celebrare la propria eccellenza, la ceramica, che nella splendida cittadina ai piedi del Grappa vanta una storia di più di 3 secoli. Così anche quest'anno l'amministrazione comunale e l'associazione Nove Terra di Ceramica hanno organizzato l'ormai consueta Festa della Ceramica, andata in scena dal 6 al 14 settembre, giungendo quest'anno con grande successo alla sua 17ª edizione. La collaborazione tra le associazioni e con il Comune di Nove ha permesso anche quest'anno la realizzazione di questa splendida manifestazione. Complice il bel tempo, i molti visitatori hanno potuto ammirare le tante bellezze ceramiche e la maestria artigiana dei grandi decoratori e maestri novesi. Mi impegnerò perché questa manifestazione sia rafforzata, cresca e diventi punto di attrazione del territorio nella collaborazione con i comuni limitrofi e con le altre città della tradizione ceramica. Quali altri appuntamenti vedranno protagonista Nove sempre sul piano della ceramica, ma non solo? Già in ottobre, per la settimana dell'arte contemporanea, ospiteremo una mostra di artisti umbri all'ex mulino Antoni Bon. La mostra dei ragazzi del liceo d'arte Pane e Coraggio sui temi dell'immigrazione e continua la mostra degli arcicucchi al mulino Stringa. Quindi ancora molte cose da vedere e da scoprire a Nove. Il tema dell'edizione 2014 è A Nove il fuoco cuoce, il fuoco illumina, direttamente connessa al tema il traforo, il senso della leggerezza, manifesto dell'evento di quest'anno, riscontrabile in vari angoli espositivi, dalla mostra allestita all'interno del museo alla scaffalatura nei pressi del municipio. Grande protagonista inoltre la festa di piazza Portoni Aperti, nei giorni 13 e 14 settembre, dove i visitatori hanno potuto vedere e toccare con mano l'arte della ceramica. Mi trovo con il signor Roberto, responsabile di uno dei due laboratori per la manipolazione e la creazione di oggetti in ceramica dedicati ai bambini e non solo. Che cosa stanno facendo i bambini in questo momento? Allora, stanno provando sia in questo caso la parte della modellatura, stanno realizzando dei piccoli oggettini che poi noi andremo a cuocere. Questo per avvicinare soprattutto i piccoli e anche i grandi a questo fantastico mondo. E qual è il riscontro dei bambini? Come reagiscono? Ah, sono sempre ben sorpresi, insomma, ecco, la manualità è una cosa che si sta perdendo, però hanno bisogno appunto di recuperarla, ecco, sicché qui si divertono molto. All'interno di questa tensio struttura è possibile ammirare e vedere il ciclo della ceramica. Ora il signor Giampiero ce lo spiegherà, perché ci sono vari passaggi che portano poi alla creazione dell'oggetto finale. Questa è la prima fase di lavorazione della ceramica, dove viene eseguito l'oggetto iniziale. Dopo aver fatto la fase dello stampaggio, viene fatta la fase della rifinitura dell'oggetto. La fase della rifinitura viene portata da altri collaboratori, i quali rifiniscono l'oggetto perfettamente. Una volta rifinito l'oggetto, viene messo ad essiccare in modo per fare la prima fase di cottura. Poi passiamo alla decorazione, poi immerso in un bagno di cristallina, rimesso nuovamente in cottura. Questa tecnica però diciamo che è sostanzialmente recente, deriva dagli anni 50. Prima come veniva lavorata la ceramica? Prima la ceramica veniva fatta tutta a calco, veniva fatta tutta eseguita a mano.
Dall'anno scorso la Fondazione ROI di Vicenza porta avanti una borsa di studio per tramandare l'arte della decorazione della ceramica. Che genere di progetto è questo? È un progetto per rivalutare e dare nuovi spunti giovani ai nuovi giovani che escono dall'Istituto d'Arte e maggior parte qua di nove per riformarli all'arte della decorazione. In che cosa consiste? Consiste, noi siamo stati seguiti da maestri decoratori locali, abbiamo frequentato un anno di borsa di studio e ci hanno insegnato l'arte del decoro. E quindi quest'oggi siete qui a fare una fantastica dimostrazione della vostra arte. Esatto, quest'oggi siamo qui a partecipare attivamente alla festa della ceramica. Buon lavoro. Grazie. Qui al mio fianco c'è il signor Claudio che fa parte dell'associazione Cucari Veneti. È un'associazione che ha delle peculiarità molto importanti anche dal punto di vista della tradizione del territorio. Soprattutto vorrei dire questo, cioè noi altri cerchiamo di portare avanti questa tradizione popolare che è, diciamo, negli anni 70-60 si era un po' spenta, gli anni 80, quando c'è stato l'evento un po' di giocattoli di plastica, no? Ecco, noi cerchiamo di portare avanti questa tradizione popolare perché non si perda, perché secondo noi è un peccato. Questa tradizione la portate avanti anche facendo delle attività di promozione? Sì, facciamo attività nelle scuole quando ci chiedono e appunto cerchiamo di insegnare ai bambini come si fa un cucco, come si fa a farlo fischiare. E qual è il trucchetto? Come si fa a farlo fischiare? Praticamente si deve prendere una pallina e fare una scodellina e poi si chiude, dentro deve essere la camera vuota, no? E poi il segreto è tagliare qua in un certo modo, fare questo foro qua, questo qua soffia qua, l'aria esce e sbatte qua, no? E fa da cassa armonica e suona. Una settimana di celebrazioni all'insegna della ceramica 9 e quest'oggi la festa culmina, non si conclude. Quali sono stati gli eventi che hanno visto protagonista il prodotto per eccellenza di 9 in questi giorni? Sì, ha detto bene, è una settimana che culmina in due giorni che hanno il carattere di festa. In realtà la festa comincia e si sviluppa nell'arco di una settimana con numerosi incontri di vario genere che guardano la ceramica da diversi punti di vista. Abbiamo inaugurato la parete, scaffalatura parete, che è il manifesto della 17ª festa della ceramica, dove il tema del traforo è il tema come principe di questa edizione. Si sono sviluppate durante la settimana tutta una serie di iniziative che hanno guardato la ceramica da diversi punti di vista, dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista socio-economico, dal punto di vista anche di iniziative che guardano a persone, personaggi, artisti e laboratori molto particolari e molto specifici. In questi due giorni, denominata Portoni Aperti, che cosa si può vedere? È la parte più, diciamo, festosa della manifestazione. Ci sono 65 espositori che provengono in parte da Nove, ma in molta parte dall'Italia, ma anche in Europa, e propongono tutte le loro produzioni specifiche e relative proprio ai luoghi da cui provengono. In questi giorni si possono ammirare numerosi siti sempre connessi alla ceramica. Al mulino Barrettoni Bortoli abbiamo questa mostra di Oscar, curata da Oscar Dominguez. Il mulino Pesta Sassi ci presenta invece una figura da poco scomparsa, Menego Poloniato, con la sua produzione di arcicucchi, ma anche il museo è in sintonia con il tema di quest'anno, cioè il traforo, ma anche per esempio la mostra Mercato in Sala De Fabris. Ci troviamo all'interno della mostra Faenza per 9 in una location decisamente suggestiva. Dove siamo? Siamo all'antico molino Antoni Bom. Lei è il curatore di questa mostra, che cosa si può ammirare? Questa mostra è stata creata proprio appositamente per questi spazi. Sì, sono venuto a fare un sopralluogo, ho scelto i pezzi che andrebbero qua e ho invitato altri quattro artisti
tra i quali ci sono Alessandro Neretti, e Anna Hilar, e Fiorenza Pancino e Abdon Zani. All'interno dell'antico molino Pesta Sassi in questi giorni ci sono ben 50 anni di storia. Che cosa si può ammirare? Allora, oltre al monumento in sé, diciamo che è il molino che è il più antico molino per la ceramica d'Europa, stiamo ospitando una mostra, un omaggio a un ceramista di Nove che è deceduto l'anno scorso, 87 anni, e ha modellato ceramiche fino all'età di 86. Quindi sono esposte una trentina di opere modellate tra il 1962 e il 2012. Sono in particolare arcicucchi, cioè cucchi giganti, o come li ha definite Andrea Parini, macchine ceramiche fischianti. Sono tutti pezzi unici modellati a mano da questo ceramista che si chiamava Domenico Polloniato, che è stato anche insegnante per tanti anni all'Istituto d'Arte. E con questo bellissimo sfondo alle mie spalle, oserei dire fiabesco, si conclude il nostro speciale dedicato alla 17ª edizione della Festa della Ceramica Nove. Vi aspettiamo con il prossimo appuntamento di Mosaico. Arrivederci. In collaborazione con Imballaggi Ideal Pack, competenza, professionalità e qualità al servizio del cliente da oltre 25 anni.